cerchi un'alternativa ai soliti gusti? Allora il Fruttarolo è il posto giusto per te! Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa e molto altro! Prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti! Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci! Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13, sul web negozio.ilfruttarolo.it o arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. Non me la sentivo poi di tornare stanotte da Mogliazze e quindi la neve c'è e quindi cerchiamo di fare le cose fatte nel modo migliore. Siamo collegati comunque con il dottore e poi ci vedremo venerdì prossimo da Mogliazze, perché vengo a Mogliazze volentieri e faremo la nostra diretta lì con il dottore. Ciao Piero, intanto volevo dirti una cosa. Sai che oggi sono 101 puntate che facciamo insieme? Non l'avevo visto. 101 puntate. Senza calcolare quelle che facciamo del martedì. Del martedì. Oggi ho guardato e nel nostro registro e tutto quanto ho detto, ma come? E ho guardato bene, sono 101 puntate che facciamo insieme e quindi per me è un onore e ti ringrazio. E quindi è un onore, sei bravo, bravissimo, sai, 100 puntate non sono poche. No, infatti, sono contento. 100 puntate, senti, quindi la prima quando era stata? Tre anni fa. Nel 2019, all'inizio del 2019 li abbiamo fatti. Sì, quindi... Solo che prima all'inizio facevamo una volta al mese, poi piano piano sono diventate due e quindi sono 101. Oggi è la 101esima puntata e quindi sono contento. Senti, come va lì? Come va? Vedi qua l'emblema? Tu hai l'albero di Natale, le pigne, tutto quanto, i regali, regalini. Io ho lo stemma attuale di Mogliazze, questo di questi tre giorni qua, la pala per la neve. Ecco che ho finito giusto appunto mezz'ora fa a spalare, perché anche oggi ne è venuta non tanta come il giorno 8. Quindi. Ma ho visto delle immagini, a piacere, a parte che qua da noi sta, io sono in provincia di Pavia, nevica anche qua, ho spalato anch'io ieri, oggi poi sono passati gli spazzaneve, quindi alla fine della fiera diciamo strada pulita, ma più che altro era l'idea del ghiaccio magari stanotte tornando, però vabbè, niente, vediamo anche la neve. Giusto? Qui sommando le varie nevicate saremo tra i 25 e i 30 centimetri. Oddio, adesso vediamo quando si scioglie, si rimpinguano le fontane, le sorgenti, perché adesso sono proprio allo stremo. Sembra mica tutto quanto coperto di neve, ma sotto sotto c'è secco. Certo. Senti, prima di parlare delle problematiche di salute, che sono tante, io volevo all'inizio chiederti cosa ne pensi, perché qua si parla sempre di più di vaccino e quant'altro, e di Covid, solo di Covid, però magari la gente non si rende conto che comunque l'elettricità sta aumentando del 40%, il gas del 30%, la benzina 25-26%, e qui di queste cose se ne parla ben poco. Non so cosa ne pensi te. Paolo, vedi come si fa? Vedi come si fa? Ecco, là, nella famosa Repubblica di Bananaglia, ecco, sai come facevano, no? Ecco, è così. Per cui, come far passare senza che la gente si ribelli tutti questi aumenti spaventosi, l'inflazione che galoppa? Come si fa a farlo passare? Creando il terrore da un'altra parte, distraendo l'attenzione delle persone dai fatti veramente fondamentali. Per cui il Covid passerà, ma poi questi aumenti rimarranno, perché quando mai si è visto regredire dei prezzi? Quando mai? Al massimo regrediscono di uno, ecco, e poi aumentano di due o tre. E quindi cosa vuoi mai farci? Ma gli italiani se lo meritano gli italiani, perché abboccano
abboccano col terrore, abboccano con la paura, abboccano con la rabbia, con l'ira, abboccano con il fatto che credono che siano i cosiddetti Novax a creare i problemi, quando invece la storia, i Novax non c'entrano poveretti un bel niente, non sono loro i responsabili, non sono loro. Il guaio è che qualcuno se ne approfitta di questa situazione che hanno creato per appunto distogliere l'attenzione dal fatto che le bollette aumenteranno tutto quanto. E beh, piano piano le case le spazzoleranno, già con le crisi precedenti, con i mutui, tutto quanto, la gente che non poteva pagare i mutui, con la chiusura, col confinamento dell'altro anno e tutti quanti, la gente che non poteva andare a lavorare, quindi non poteva praticamente stare dietro ai pagamenti dei mutui. E bene, le banche, cosa vuoi mai farci? Le banche ti spazzano tutto, non ne frega niente se c'è una crisi economica, sociale, sanitaria, non gli ne frega niente, se c'è da spazzolare, spazzolano. E gli italiani, i beoti, i gonzi, ecco, si riducono in questa situazione. Per non parlare che sulle case prossimamente, come signora, quella là tedesca, ecco, la famosa signora degli orsi, bene, che ha detto che entro il 2030 bisognerà che le case tutte quante siano catalogate in un determinato modo dal punto di vista energetico, ecco, ambientale, via dicendo. Un modo come un altro per dire che la gente dovrà spendere barcate di soldi per mettere così a norma le case, se no multe su multe, Green Pass su Green Pass, anche per quello, perché questo qua è solo il primo esempio di come si tengono al guinzaglio e come li si mette l'anello al naso ai popoli, soprattutto al popolo italico, perché gli altri, guarda, sentivo stamattina l'intervista del ministro Garavaglia del turismo, e così diceva, ma dice, sono stato in Spagna a un convegno, un congresso di ministri, ma dice, ma tutti quanti si stupiscono di come, della situazione che si è creata in Italia, che viene creata in Italia, di questo continuamente battaglia sul rullare di tamburi sul Covid, e via dicendo. Ma negli altri paesi, dice, non esiste, non c'è una storia del genere, solamente qui si crea questa situazione. Certo. Niente. Sai, qua hanno domesticato tanti, infatti, sai, ti dicevo, no, dei pappagalli, delle scimmie domesticate, ma sai che ho visto che ci sono, mi è capitato di vedere che ci sono tutta una serie di cavalli biondi, quelli tipo di quelle razze che hanno la criniera, la coda bionda come gli avellinesi, ecco, o il cavallo biondo di Rapunzel e via dicendo, il pony Shetland, niente, che sembrano un po' spennacchiati. C'è qualcuno, queste scimmie qua, che gli pelano la criniera e la coda e poi te li trovi, sono brave, si camuffano bene queste scimmie domesticate e sono eccezionali, ecco, proprio fantastiche. Certo. Senti, a livello sportivo invece calcistico, cosa mi dici di queste coppe europee delle italiane? Le coppe, vedi te, a volte capita, come ieri sera, che insomma l'Atalanta si è fatta infilare per ben 3 volte di fila prima di svegliarsi, però si vede che doveva andare così, perché il giorno prima, che era la data giusta dell'incontro, nevicava, che Dio la mandava, che cosa rarissima che sia stata insomma rinviata una partita europea dell'UEFA, non lo fanno mai, neanche quasi quasi se sei a meno 20 gradi sotto zero, e però nevicava, per cui si coprivano anche le righe che rifacevano color arancione rosso, e niente, basta, e si vedrà, poi non è mica detto, poi magari ci sono quelli che non vanno tanto bene in campionato, come appunto il Villarreal, che è tredicesimo
nel suo campionato, nella Liga Spagnola, ed è arrivato agli ottavi in Champions. Il Siviglia, che è molto più avanti, è stato eliminato. La Juventus, che non è granché avanti, si è trovata addirittura al primo posto del girone davanti al Chelsea. Le cose, il Chelsea che è stato raggiunto sul 3-3 all'ultimo minuto, tra l'altro con un gol strepitoso, ecco, un gol, andatelo a vedere perché è veramente fantastico. Questo gol, ecco, fatto, tirato con praticamente la gamba sinistra indirizzata, piegata per colpire quasi di collo caviglia il pallone, che è andato come una saetta parallela al terreno a infilarsi sotto la traversa. Fantastico, uno dei gol, proprio un gesto atletico strepitoso. E così a volte cosa succede? Uno va male nel campionato e va bene in Champions. E il Milan che è in testa, e niente, è stato eliminato. Neanche arrivare terzo, è arrivato quarto nel suo girone. Che poi non vuol mica dire, certo. L'anno scorso l'Inter è stato eliminato pari come il Milan quest'anno, e poi ha vinto lo scudetto, quindi è alla fine che si tirano le somme, si fanno i conti. Prima, certo. Cosa vuoi fare? Va così. Certo. Però rimane sempre ferma la storia degli infortunati, che ce n'è bisogno. Era quello che volevo chiederti. Non ne voglio sapere di mettersi in riga e di andare a vedere che cosa mangiano questi giovani e i tanti atleti, calciatori e via dicendo. Ma lì ci saranno dei preparatori atletici o delle persone che gli daranno cosa mangiare, no? No, ma lì tutto si basa sulle chilocalorie. Si basa tutto sulle chilocalorie, non si basa sul sistema immunitario. Assolutamente, non ci arrivano neanche chilocalorie, integratori a tutto spiano, e poi infiammazioni tremende, micidiali. Guarda davvero quante squadre hanno diversi calciatori fuori rosa. Guarda, domenica scorsa che c'era stata la partita del, no, mercoledì, quando è stata, del Roma-Inter, e la Roma aveva mezza squadra fuori, tra un paio, certo, un paio di squalificati, ma mezza squadra fuori per infortunio. E quindi cosa vuoi mai? Bisogna, certo, prima o poi ci arriveranno, si renderanno conto, ma non se lo pongono il quesito. Come mai questi qua, giovani e tanti, nel pieno della gioventù, si rompono così facilmente? Ma non c'è pericolo. Certo. Va bene. Senti Piero, un po' di persone mi hanno segnalato se c'è un nesso tra l'alimentazione e gli occhi, nel senso che in tanti hanno lamentato appunto la secchezza degli occhi, e diciamo che sono persone che vanno dopo i 50 anni e chiedono se l'alimentazione o se è colpa del freddo, visto che adesso incomincia a far freddo, e dicono la secchezza degli occhi. È alimentazione o problemi di freddo? Quindi neanche del caldo, il freddo. No, neanche del caldo, dicono o il freddo o l'alimentazione. Guarda, mi imbarco subito, vado a fare un giro veloce, Alaska, Groenlandia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Siberia del Nord, tutto quanto, fino là alla Kamchatka, fino a Novosibirsk, poi andiamo a guardare, controllare tutti quanti gli occhietti di tutte queste popolazioni, chissà che occhi secchi che hanno. Ma dai, ma come fanno a farsi venire in mente delle storie del genere? Secchezza oculare, non c'entra niente la temperatura, che sia caldo o che sia freddo. Gli occhi sono programmati per avere la lacrimazione adeguata. È che quando ci sono determinate caratteristiche immunitarie, si può arrivare ad avere questa secchezza oculare, che magari fa parte della secchezza anche di altre mucose, come secchezza della bocca, secchezza della mucosa del naso, per le donne secchezza vaginale, e che lì si arriva praticamente ad avere quella
che viene chiamata la sindrome di Sjögren, caratterizzata proprio dalla secchezza delle mucose. Ma se la gente ci fa ben caso, scopre che al mattino, appena alzate, prima di assumere qualsiasi cosa, a meno che uno beva una tazza di acqua tiepida e basta, le mucose sono belle a posto, belle umettate, tutto, che funzionano benissimo. Poi, a seconda di quello che uno introduce, può scattare la cosiddetta secchezza oculare. Poi magari uno può prendere un antidoto a scelta, secondo il proprio gruppo sanguigno, a parte quelli che magari sono un po' intolleranti verso le mandorle, ma in genere 3 o 4 mandorle masticate bene a uno che diventi poltiglia, praticamente fanno d'antidoto e come d'incanto le mucose cominciano ad essere di nuovo ben umide, ben lubrificate dalle lacrime o dalla saliva o via dicendo. E lì, occhio, attenzione, i dolci, gli zuccheri, la frutta e i cereali, sono questi che in genere causano e scatenano questo problemino. Fermo restando che Piero Mozzi non è detentore di nessuna verità assoluta, quindi provate, verificate e comunque scrivetemi. Stamattina mi sono alzato e ho trovato il Green Pass. ho trovato la mucosa secca, ben difficile. No, stamattina mi sono alzato e gli occhi erano belli umidi. Bene, poi che cosa ho fatto? Poi ho mangiato questo, questo e questo e gli occhi sono diventati secchi. Tracchete, ci siamo. Bene, uno scrive, semplifica. È difficile che con gli alimenti ben tollerati si scateni questa secchezza oculare. La bevanda di cicoria e il fruttarolo, un tuffo nel passato. Il puro sapore di un tempo ritorna nelle nostre case. Si veste moderno in comode capsule, al bar come a casa tua. Ottimo per mocha, per infusi, per cappuccini, in aggiunta a bevande calde e solubile, da gustare anche come bevanda fredda. La bevanda di cicoria e il fruttarolo, l'alternativa naturale senza caffeina che cercavi. Ti aspettiamo! Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13, sul web negozio.ilfruttarolo.it. Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. Carissimi amici, idee regalo dal gusto unico su ideebirra.it. Abbiamo selezionato dai migliori birrifici della Germania e del Belgio delle birre storiche di abbazia che hanno ancora ricette secolari e creato dei box unici e introvabili. Ad esempio, box Norbertus, 6 bottiglie da mezzo litro con una gamma completa a 25 euro. Box Kloster, 5 bottiglie da mezzo litro a 16 euro. Box Asen, 4 bottiglie a 12 euro. Su ideebirra.it oppure chiamate al 348 04 177 24. Vi rispondiamo noi, non un call center. Spediamo in tutta Italia e facciamo dei box regalo fantastici. Auguri, vi aspetto! Sono Emma Di Bella, anche io ero scettica, ma poi ho provato. E oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno, tutto a costo zero. Solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza, che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in tutte le librerie. Andiamo avanti. E qui c'è Marco invece che ha 64 anni, è un gruppo A e scrive da Jesolo e chiede, vorrei capire e chiedere al dottore se per verificare l'Alzheimer o meglio cosa bisogna fare per prevenirlo, se ci sono degli esami. Non so come mai lo scrive, se ha qualche dubbio, però voglio dire io te lo leggo. Lui quanti anni ha questa persona? 64, è un gruppo A e scrive da Jesolo. Sì. E ha paura dell'Alzheimer.
Probabilmente sì, però dice che esami bisogna fare per capire, magari perde Ma un deve po' la stare memoria. attento a vedere come funziona la sua memoria. Ma non ci sono esami, perché anche uno che ha l'Alzheimer, come pure uno che ha il Parkinson, come pure uno che ha la SLA o la sclerosi, sì, la sclerosi laterale amiotrofica o la sclerosi multipla, può fare tutti gli esami del mondo, ma facilmente gli esami del sangue sono perfetti. Tutt'al più allora uno può fare un attacco, ecco, un attacco cerebrale, una risonanza, e allora si può vedere se ci sono, cominciano a esserci degenerazioni del tessuto cerebrale. Per quanto io possa vedere e capire e aver visto, latte, yogurt e formaggi dolci, cremosi, molto facilmente, molto probabilmente, molto possibilmente sono i responsabili della demenza senile e dell'Alzheimer, come pure del Parkinson. Mi posso sbagliare, ci mancherebbe altro, però le persone con cui ho avuto a che fare, colpite da questa malattia, patologia, le abitudini alimentari erano quelle. Del resto basterebbe, non ci vorrebbe molto. Se la ricerca fosse una vera ricerca, potrebbe andare a vedere presso altri popoli, altre nazioni, altri continenti, andare a vedere che incidenza ha l'Alzheimer. Perché qua in Italia, tra un po', tra Alzheimer e demenza, siamo arrivati a 1 milione di persone, che non è assolutamente poco, anche perché è una malattia che non era tanto frequente fino a pochi decenni fa. E poi è esplosa, come pure la sclerosi multipla. Ecco, tante, tante patologie di questo tipo. E le persone devono stare attente a una cosa: se sono soggetti a mal di testa, emicranie, cefalee, vari tipi di cefalee e via dicendo. Perché io ho visto che le persone che durante l'arco della loro vita presentano, manifestano frequentemente queste problematiche di cefalea, mal di testa e via dicendo, poi col tempo si trovano ad essere colpite da Alzheimer o da demenza. Anche perché la cura per queste malattie in genere, che cos'è? Consiste nel dare dei farmaci, non di andare a capire come mai le persone manifestano questo. Per cui tu cerchi di risolvere il problema dell'emicrania e della cefalea con dei farmaci senza rimuovere la causa. Continui ad assumere farmaci, continui a introdurre la causa di quello, fino a che poi comincia parte la degenerazione del tessuto cerebrale. E E lì è un disastro, giusto? niente. Che tra l'altro non sempre, non è legata ad esempio a problemi di ischemia cerebrale, di ictus, di emorragia cerebrale e via dicendo, perché quelli, bene o male, vedo che, e sì che ne ho visti proprio tante di persone di qua, che invece non perdono l'uso del sistema nervoso per quanto riguarda la cognizione, la memoria e via dicendo. Va bene, io sono un caso, lo sai, no? Sì. Io ho avuto un'ischemia, quindi Certo, voglio certo. dire. Va bene, andiamo avanti. Però Alessandra, 52 anni. si stanno abbassando i limiti dell'Alzheimer. Certo, anche qui nella zona di Bobbio mi ricordo una persona che era uno spettacolo d'uomo, che a 60 anni è morto, ma aveva cominciato ad avere dei problemi già attorno ai 50-52 anni. E poi è andato proprio degradando in un modo incredibile. Ma io mi ricordo perché questa persona, quando si faceva degli incontri pubblici, già manifestava, ma questo qua proprio praticamente quasi 20 anni prima, manifestava una caratteristica che poi appunto ci sono andato su con la memoria e con tutto quanto, perché a un certo punto quando parlava è come se perdesse il filo.
come un giradischi, hai presente una giradischi, quelli che avevano il disco, la puntina, come se si inceppasse e a un certo punto partiva così, che perdesse il filo e poi riprendeva. Ma si tratterebbe di vedere, di valutare anche le persone che hanno a che fare con radio e televisione, che quando parlano, quando fanno un po' di discorsi, come se perdessero il filo, come se gli scappassero le parole, ma non saltuariamente, ma abbastanza di frequente. Fateci caso bene. Quando sentite persone ancora giovani che hanno a che fare, ad esempio, con trasmissioni di telecronache, radiocronache, trasmissioni sportive che magari durano un po' lunghe, le persone sono impegnate in una parlata abbastanza che si dilunga per un po'. Certo. Va bene. Andiamo avanti. Alessandra, 52 anni, provincia di Firenze, è un gruppo B e dice, chiede al dottore, come mai si infiamma spesso l'intestino e oltretutto si va verso le feste e lei dice, io vorrei festeggiare un po', visto che la mia mamma, che ha 76 anni, mi fa ancora le lasagne in casa a Natale e vorrei mangiare le lasagne. Però dice che spesso ha l'intestino infiammato, però vorrebbe capire come mai. Certo, vuole capire, ma che si mangi pure le lasagne, va bene, facciamo così, mangi le lasagne per la vigilia oppure per il pranzo di Natale. Se mangia le lasagne per il giorno di Natale, poi basta, salti la cena, perché col glutine le persone di gruppo B hanno sicuramente problemi di infiammazione intestinale. Poi se il sugo delle lasagne, invece che essere un sugo magari di verdure e pesce, sono a base di sugo di carne che potrebbe andare bene, ma col pomodoro. Quindi due fattori negativi come cereali col glutine e pomodoro, crisi nera. Se poi ci metto una bella nevicata sul piatto di quella cosa che si grattugia per bene, ecco, siamo da capo con l'infiammazione intestinale. Se magari invece le lasagne, va a cercare le lasagne, le tagliatelle di riso che ci sono in circolazione, bene, e fa un bel sugo col pesce, le verdure che non comprenda il pomodoro, secondo me se la cava bene. Prezzemolo, carote, basilico, zucchini, sedano, ecco, in base. Se vuole le do una bella ricetta, usare la Cormoglianza quest'anno ha fatto, faccio un po' di pubblicità, facciamo così, una buonissima salsa fatta con il sedano verde, ecco, tritato bene, lavato bene, tagliato a pezzi, poi frullato per bene e poi con olio di semi d'uva, di vinacciolo, che va bene a tutti. Il sedano, a parte quelle persone che ogni tanto ci sono che non tollerano il sedano, e sale, ecco, e uno può condirsi alla grande le sue tagliatelle, magari ci può aggiungere del tonno, dello sgombro o del pesce o del salmone, come crede. Quindi una persona di gruppo B, oppure può fare come con quelle verdure lì, con le uova strapazzate e poi le condisce con le sue tagliatelle di riso. Dopodiché Natale c'è una volta all'anno, si può ancora dire, no, Natale che c'è una volta all'anno? Sì, si può dire. Ecco, l'anno... Sì. Io e te possiamo dire, qua a Milano uno si può dire tranquillamente. Hanno consentito quella banda di balordi e farabutti che imperversano là in quelle lande di Bruxelles e dintorni. Mamma mia, certo, Natale uno può anche sgarrare, a meno che uno non abbia dei problemi gravi e severi, perché se una persona ha una malattia grave e severa, anche uno sgarro di una volta può andare incontro a delle conseguenze che se ne trascina per un bel po'. Certo. Comunque, ma che pensa questa signora invece che alle lasagne? Pensa dei belli arrosti, no? Un bel agnello allo spiedo, un coniglio allo spiedo, un brasato di manzo, mamma mia, un tacchino fatto al forno. Facciamo così, a Milano per Natale c'è
come una delle ricette storiche di Milano, il tacchino con il ripieno di castagne, strepitoso. Per il gruppo che di solito le castagne al gruppo B piacciono e come. Bene, quindi se Ma voglio. Milano, tu hai detto Milano, ma la signora di Firenze? E va bene, di Firenze, fa un connubio, no? E che si Bene, mangia una bella, che si mangia una bella fiorentina, è a posto, e cosa c'è di più bello, stupendo e strepitoso di una bella fiorentina? Gruppo 0 e gruppo B, con la fiorentina sotto forma di bisteccona, ecco, se la cava bene, dovrebbe anche piacerle. va bene. Senti, invece qua non è un consiglio di alimentazione, però te lo leggo perché mi sembrava carino. La signora Giovanna, mamma di Fabio, lei ha età 37 anni, Fabio 14 anni, sono tutte e due gruppo A, e dice: questi ragazzi sono sempre più sedentari, sono 2 anni di Covid e prima giocava a calcio, faceva sport, ora solo PlayStation e computer. Cosa posso fare per cercare di svegliarlo un po'? E pensi che mio marito ha persino proposto l'acquisto di una moto da cross. Lui è un grande appassionato di cross, il papà, e ha detto al figlio: ti compro la moto da cross e vieni a fare motocross. Neanche quello si è mosso. Sai, quello che distorti al potere non valutano le conseguenze a cui si va incontro. Hanno obbligato i ragazzi a stare a casa da scuola e pensare che i ragazzi veramente non mi si parli dei ragazzi che sono soggetti a forme gravi, gravissime, decessi per il Covid, SARS-CoV-19. No, assolutamente. I dati sono veramente. O che sono dati che sono stati manipolati, se no non esiste, non esiste. Ci può essere qualche caso, ci può essere qualche caso, ma come c'è sempre anche con le comuni influenze di bambini, di ragazzi, di ragazzini che vanno incontro magari a delle forme complicate, ma se no non ci hanno avuto un bel niente. Io proprio non ho mai avuto notizia tra tutte le persone che mi hanno contattato, che mi hanno fatto avere le loro testimonianze e tutto quanto, che aveva dei figli, hanno detto che se la sono cavata. Le abbiamo lette anche in diretta testimonianze di questo tipo, ne sono arrivate anche delle altre. Ma sì, certo, poi chi lo sa che cosa frulla nella testa di qualcuno, non ho la sfera di cristallo per vedere, ecco, di fare un attacco a distanza a certa gente che ha in mano il potere, non lo so. Quindi certamente queste sono le conseguenze nefaste, negative, sia per quanto riguarda lo studio, il profitto delle materie comuni, normali, italiano, matematica, storia, dicendo, ma soprattutto per la questione dell'attività fisica fondamentale. I giovani, più che studiare le materie, hanno necessità assoluta di studiare attività fisica, studiarla nel senso di farla, studiarla praticamente. È fondamentale, se no si avranno poi una popolazione decisamente, decisamente a terra fisicamente, malata, soggetta a malattie come colesterolo che si alza, malattie cardiocircolatorie, glicemie alte e via dicendo. Già che appunto i giovani poi si abituano, non c'è cosa peggiore, non c'è cosa peggiore perché quelle cose che stanno seguendo adesso danno dipendenza. Del resto, tra l'altro, guarda, che sono usciti i dati dell'Istat dove si è visto che sono ulteriormente crollati i dati che riguardano la natività, ecco, del popolo italiano, nel popolo italiano. Quindi stanno nascendo pochissimi, pochissimi nuovi esseri umani italici e bene, la popolazione continua a invecchiare di più. La popolazione anziana, adesso che c'è stata questa storia del SARS-CoV-19, ecco, c'è stato forse un incremento dei decessi in queste persone anziane, però non si pensa assolutamente al futuro. Un popolo che non ha una buona attività fisica, non è un popolo che potrà avere un buon futuro.
nel modo più assoluto. Va bene. Andiamo, Romani, andiamo avanti. No, ti ricordi Romani, mens sano in corpo sì. Sano, non è stato un popolo stolto, anzi ci vorrebbe adesso qualcuno di quell'epoca lì, ci vorrebbe sì. Come? Ecco, quindi, oddio, hanno risuscitato invece di quell'epoca, hanno rivitalizzato, hanno risuscitato l'imperatore Decio, che è quello che mise il primo Green Pass della storia, no? Ecco, sì. Ai cristiani che assolutamente dovevano abiurare alla loro fede, alla loro religione. Ecco, l'unico che hanno rivalutato è stato uno dei più tremendi, dei più negativi. E, bene. Vedremo. Male, non bene, Piero, male. Va bene, dai. La signora Carla, 38 anni, gruppo AB, che scrive da Vicenza. Ho fatto il prelievo del sangue, mi hanno trovato il colesterolo totale alto a 242 LDL. Eppure io sono una persona che fa movimento, non sono in sovrappeso, sono alto 1,74 m per 67 kg. Vi ringrazio. E cosa posso fare? Signora, il colesterolo, ecco, può essere presente anche nel sangue delle persone che sono in buona forma fisica. Il colesterolo, ma l'abbiamo già detto in tante tante puntate, non sono le uova che contengono sì colesterolo, ma non lo fanno alzare. Il colesterolo del resto 240 di LDL e vuol dire che è una signora che è amante di dolci, zuccheri e farinacei, perché sono gli amidi che in base proprio alle caratteristiche genetiche di queste persone che hanno la tendenza a vedere salire il loro colesterolo, sono gli amidi che poi vengono trasformati in colesterolo. Signora, sostituisca i cereali, i farinacei, anche quelli adatti al gruppo A, sa? Era A o AB? La signora è AB. AB. Sì, e anche il riso, anche il miglio possono far alzare il colesterolo. Non solamente il pane e la pasta, certamente quelli possono contribuire in modo incredibile, però se la signora mangia lenticchie, piselli, borlotti, ma se la cava bene. Forse conviene cominciare a ridurre drasticamente fino a che almeno non ha riportato i valori del colesterolo in totale attorno ai 200 mg, insomma, con una buona percentuale dell'HDL, ossia il cosiddetto colesterolo buono. E poi l'attività fisica. Attività fisica, il colesterolo si può migliorare, si può abbassare ulteriormente. Sono Emma Di Bella, anche io ero scettica, ma poi ho provato e oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno, tutto a costo zero, solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in tutte le librerie. Cerchi un'alternativa ai soliti gusti? Allora il Fruttarolo è il posto giusto per te! Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa e molto altro! Prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti! Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci! Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13, sul web negozio.ilfruttarolo.it o arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. Bobbiese New Media da anni affianca i suoi clienti con progetti di comunicazione personalizzati. Campagne radio, TV, web, produzioni video e audio, live streaming per trasmettere contenuti ovunque. Qualità e professionalità a prezzi contenuti. Contattaci per un preventivo senza impegno. Telefono 02 87 16 56 21. Email info@bobbiese.com.
Pianifica con noi la tua campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni scrivi a info@bobbiese.com o telefona allo 02 87 16 56 21. Ok. Senti, invece qua c'è la signora Lorenza che scrive da Fossano, Piemonte. Sì, Piemonte. Che è un gruppo A, età 44 anni, e dice: dottore, io mi sento sempre le gambe gonfie e stanche. Sono alta 1,67 m e peso 62 kg. Cosa si può fare? Soprattutto alla sera si sente le gambe stanche e gonfie. Sì, quindi gruppo del sangue A. A. 1,67 62 kg. 1,67 per 62 kg. Ma queste persone, se cominciassero a dirmi qualcosa di più, e sì che tutte le volte che lo facciamo, diciamo, le puntate, io continuo a dire, ma datemi un minimo d'appiglio. Mi dica la signora, è possibile che se io mangio questo e questo, poi ho le gambe pesanti, le gambe gonfie, le gambe che trattengono liquidi, poi la signora non dice se il problema ce l'ha prima di cena o se ce l'ha dopo cena, perché se ce l'ha dopo cena, la cosa migliore può anche saltare la cena e vedere che cosa succede. È tutto lì. Quindi a Fossano ci sono sicuramente tanti bei negozi dove comprare. Tanto nel Cuneese ci sono proprio tante aziende che trasformano i legumi, che fanno pasta di legumi, farine di legumi, quindi gruppo A, lenticchie, piselli, cannellini, fagioli neri, soia rossa, ce n'è anche soia gialla, ce n'è bizzeffe. Ecco, e prova a vedere che cosa succede. Spaghettini di soia al posto degli spaghetti della pasta di cereali, anche quelli consentiti. E poi occhio, signor, occhio alla frutta. Dolci, Fossano, che adesso è diventata una patria dei panettoni, no? Ci sono tante di quelle aziende dolciarie lì in quella zona del Cuneese, zona che è occupata da un popolo molto molto ingegnoso e molto laborioso, ecco, perché quella zona lì del Piemonte proprio ha saputo far sue tante di quelle attività legate alla cucina, all'alimentazione in modo incredibile. Certo. E poi casomai può assumere, tenga conto, se c'è quel problema lì, può assumere betulla, equiseto, sambuco, piante che possono avere un buon effetto drenante e anche antinfiammatorio. Quindi la classica tisana la sera prima di andare a dormire? Sì, anche quello lo può assumere anche prima dei pasti, ecco. Perché poi lì, appunto, la signora non ha saputo spiegare bene quando è che si manifesta maggiormente questo suo problema. Sarebbe stato sufficiente che dicesse: ma ce l'ho essenzialmente dopo cena, o ce l'ho quando vado a letto. Sono convinto che alla prossima ci scrive qualcosa. Dici che alla prossima... Sì, okay. Vedrai. Senti, invece qua c'è il signor Riccardo. Nella mia immagine è proprio sfolgorante questa pala rossa. una pala comunista, vedi te? Va bene. Si vede neanche nella notte, bella rossa così, sì. Dai. Ok. Senti, invece il signor Riccardo, che ha 48 anni, è alto 1,78 m, pesa 77 kg, dice: io vorrei un consiglio dal dottore per rimettermi in forma. Se è meglio ricominciare usando il tapis roulant o la cyclette? Grazie, complimenti, siete fantastici. Allora, il gruppo del sangue qual è? Il gruppo del sangue è A. A. Sì. E gli anni quanti sono? 48. E dove abita? Questo non lo dice, non l'ha scritto. Dice: no, se non abitava tanto distante mi veniva a dare una mano con questa pala, ce ne ho una collezione, ce ne ho anche per gli ospiti, quindi
lo faccio mettere in forma velocissimamente, proprio con... Hai capito perché non sono venuta su a farla diretta? Se no mi facevi fare tutta mogliazze con la pala. Ma di solito le persone di gruppo A con la bicicletta, con la cicletta se la cavano bene. Certo, poi per mettersi bene in forma, alimentazione corretta e attività fisica adeguata. Non so, per il gruppo A può andare bene la bicicletta e la cicletta di solito sono valide, anche il tapis roulant, ma anche attività come il nuoto, quando si può, certo adesso d'inverno non è che sia il massimo dei massimi fare il nuoto, oppure anche, non so, fare yoga, tai chi, sono delle attività buone, valide, per il gruppo A di solito sono molto indicate, yoga, tai chi possono servire molto. Quindi c'è un po' l'altezza, il peso rispetto all'altezza è un po' su, bisognerebbe quindi cominciare a calare, no? 1,78 per 77, diceva, sarebbe opportuno portarsi almeno a 72-73 kg, almeno. Secondo me lui chiedeva ciclette o tapis roulant perché te lo metti in casa e sei comodo Certo, a farlo. certamente. Poi adesso ci sono dei tipi di bicicletta che sono eccezionali, ti permettono di fare tante di quelle, di avere tante di quelle possibilità, salita, discesa, piano, falso piano, ecco, quindi va bene. Allora, qui invece c'è la signora Anna che ha 49 anni e è un gruppo 0 e dice: Dottore, lo smart working probabilmente mi ha rovinato la schiena. La postura della sedia, che non è quella dell'ufficio, e le ore di lavoro, che sono le stesse, anzi forse qualcosa in più, ho la schiena rotta. Cosa posso fare per risistemarla? Grazie mille, grazie per la trasmissione. Che fate? Ma che cos'ha quella schiena? Che E cos'ha? dice che c'ha Degli la schiena rotta, erni discali, delle colpa. protrusioni discali. Ma schiena rotta, cosa vuol dire schiena rotta? Uno può dire ho una lombalgia, una lombocetalgia, un problema alla cervicale, la schiena rotta. Cosa ha fatto? Si è rotto una vertebra? Due? Non lo so. Il termine schiena rotta non è un termine tanto corretto. Allora, Ecco, ho mal di schiena. facciamo che ti faccio io una domanda che toglie i dubbi, diciamo. Allora, stare troppo seduti durante il giorno fa male? Sì, intanto non siamo programmati per stare seduti. L'essere umano non è programmato. Magari sarebbe programmato di più a fare come fanno in India, dove di sedie non ne hanno molte, o se hanno delle sedie hanno degli sgabellini bassi, per cui c'è quella posizione per cui le ginocchia, il bacino appoggia, le gambe sono abbastanza posizionate, la piegatura del ginocchio è abbastanza alto e in questo modo qua la schiena rimane bella eretta. Però signora, facciamo così, potrebbe fare questo. Lei si regali adesso. Come regalo di Natale, Capodanno, Befana, deve arrivare anche Santa Lucia, no? Lunedì è Santa Lucia, secondo della zona italica, ecco, dove si festeggiano tutte queste storie qua. Una bella sedia ergonomica. Bene, la sedia ergonomica è quella che permette di tenere il busto ben eretto, perché è proprio determina quella piegatura della gamba, ecco, in modo che fa sì che il busto, la schiena resti proprio diritta, perfetta e via dicendo. Poi magari ogni tanto potrebbe interrompere il lavoro di stare seduta e fa qualche esercizio. Può sedersi di traverso sulla sedia, se è una sedia piana, ecco, e inarca all'indietro, certamente lontano dai pasti, lontano dalla digestione, lo deve fare prima dei pasti, inarca all'indietro la schiena, che praticamente la schiena diventa come un arco e l'ombelico è il punto più alto, ecco, del corpo. Così, oppure guarda alcune posizioni yoga e vede, ce ne sono alcune proprio stupende per tenere
la spina dorsale ben eretta, ben dritta. Boh. Poi magari può pendere, se lavora a casa, può posizionarsi da qualche parte una sbarra, per cui interrompe un attimo, fa 10 stiramenti con la sbarra oppure 5, ma anche solamente prende leggermente più alta della sua statura con le braccia stese in alto, con uno sgabellino, ecco, in modo che si appende e poi si lascia penzolare giù, ecco, e basta. Bastano 10-15 secondi, due o tre volte, intervalla al tempo il suo lavoro con questi accorgimenti che possono essere veramente di grande, grande utilità. Certo. Senti, qua c'è un ragazzo, Filippo, di 22 anni, che è un gruppo A, che scrive da San Felice Circeo e dice: intanto complimenti per le trasmissioni che fate, però dico, sento sempre la frase: bisogna adottare un corretto stile di vita, ma non da voi, lo sento in giro, nelle trasmissioni, E dice, ma come si fa a capire qual è questo stile di vita corretto per tutti? Cioè, esiste uno stile corretto? Ma è facile, no? Ma è facile, come quando dicono alle persone, sì, bene, lei si deve mettere la dieta. Bene, ma qual è la dieta cui uno si dovrebbe mettere? Non le lo dicono, non gli viene detto. Si deve mettere la dieta, deve fare uno stile di vita corretto. Ma qual è? Guarda, è una cosa che ha dell'incredibile. Non so, io non mi permetterei mai di dire a una persona deve avere uno stile di vita corretto. Dico sempre, lei dovrebbe fare questo, questo e questo, alimentarsi in questo, questo e quest'altro modo. Basta, tutto lì. Dopodiché, ma devono incalzarli. Oh, i medici sono pagati, gli italiani pagano le tasse per mantenersi, per stipendiare i medici, quindi devono lavorare questi medici, e come se devono lavorare? Va bene. E dare informazioni che servono, che siano corrette, questo sì, informazioni, non tanto stile di vita corretto, informazioni corrette per prevenire e per risolvere problemi di salute. Certo. Senti, direi ancora una domanda, una questione da casa. C'è Marco che ha 36 anni, è un gruppo zero, dice: io da 20 anni fumo 15 sigarette al giorno. Inizio ad avere un po' paura di un possibile tumore futuro. Come posso smettere di fumare? Allora, quanti anni ha? Ha 36 anni, è un gruppo 36. Zero, sì. E sono 20 anni che fumo. Ah. 15 sigarette al giorno. E che problema c'è? Anch'io fumavo le sigarette. Nel 1978 mi sono detto, io me le facevo su col trinciato. Il trinciato adesso non c'è più, erano più bacchetti che tabacco. Infatti per tenerlo umido lo vendevano in pacchettini di carta, che poi era il tabacco della gente comune, perché costava 4 soldi e tutto quanto. Per renderlo un po' più, diciamo, utilizzabile, ci mettevo qualche buccia o di arancio o di mela, che lo tenevano un po' morbido, perché se no era talmente secco e c'erano dei bacchetti che bucavano la cartina. A un certo punto mi sono detto, ma Piero, chi è che comanda? Comandi tu o comandi le sigarette? Basta. Da un giorno con l'altro ho detto, basta, stop, finisce tutto. Basta, non ho più fumato. E le persone, secondo me, le persone del gruppo zero hanno questa possibilità, magari altri ci devono pensare un po' di più, devono provare a scalare, via dicendo. Secondo me, persone di gruppo zero, visto che poi non è che ne fumi dei pacchetti, non è che ne fumo due pacchetti o un pacchetto intero, 15. Fermo restando che i tumori si manifestano anche, tumori soprattutto anche, compreso anche quello al polmone, si manifestano anche in persone che non hanno mai avuto a che fare con il tabacco, con le sigarette, ecco. Per cui non so se effettivamente il tabacco è responsabile dei tumori, compreso il tumore al polmone. Poi io lo dico sempre, ecco, il tumore nei bambini, come si spiega? Che non bevono alcolici,
non fumano, Sì, non si sì, sì. fanno di droghe, eppure hanno dei tumori. Ecco, come pure qua in montagna delle persone, magari anche donne, ecco, che in mezzo ai borghi, in paesini sperduti, in mezzo a queste foreste, dove sicuramente l'ossigeno non manca, che non hanno mai fumato e che si trovano ad avere dei tumori al polmone. E lì fa parte delle ricerche che non vengono effettuate, come pure adesso, no? Vedi bene. Che ricerche vengano fatte riguardo a questa storia qua del SARS-CoV? Pensa, ricerche di Certo. che tipo? Cosa fanno? Cosa ricercano? E sì che non ci vorrebbe molto per indirizzare, mettere a punto due o tre ricerche che potrebbero servire tantissimo per venirne fuori. Fermo restando che non so se effettivamente tutti quanti sono d'accordo sul venirne fuori la svelta. Certo. Dubitare, dubitare e pensare male, come diceva là il grande Giulio, ecco, si fa peccato, ma spesso e volentieri ci si azzecca. E come? Certo. Pensa, ma io Senti, me lo te. chiedo, pensa te, adesso stanno dicendo, insomma, si sono accorti che fai una vaccinazione e vieni contagiato di nuovo, ne fai due e vieni contagiato di nuovo, ne fai tre e ci sono già casi anche di persone contagiate di nuovo in altre parti del pianeta e via dicendo. Allora, ma alla fine dei conti, cos'è che può far sì che il contagio non crea più problemi, che non c'è? Quando noi abbiamo il contagio vero, reale, con il virus. È lui. E che il nostro sistema immunitario ti mette a posto, ma anche per le persone che sono state vaccinate e che quindi pare, si dice, c'è questo tambureggiare, ma vedete quelli che sono stati vaccinati due o tre volte, poi non hanno, se incontrano, incrociano, ecco, dietro un angolo di una strada buia, incrociano il SARS-CoV-19, e questo SARS-CoV-19 non li manda all'ospedale, non li manda in rianimazione. E ma allora, su base volontaria, fate delle sperimentazioni. Uno, vaccinato e poi contagiato realmente, e da vedere poi se manifesta ancora qualche altro problematico, oppure quella lì è quello che pone fine alla storia col SARS-CoV-19. E non ci vorrebbe molto, no? Crivio, fanno delle ricerche, delle indagini, pagano delle persone per fare da cavie. Col SARS-CoV-19, con questa vaccinazione subdolamente obbligatoria, ecco, fanno la sperimentazione gratis. Ecco, invece là si tratterebbe di pagare qualcosa, qualcuno. Ma Certo. prima o poi qualcuno verrà illuminato adesso che arriva nuovamente la stella di Natale. E nei doni di Melchiorre, Baldassarre, via dicendo, ecco, non c'è oltre che oro, incenso e mirra, anche un po' di buon senso, che magari qualcuno venga fulminato da un po' di buon senso. Quindi, Certo. Senti. Fammi leggere ancora una perché è arrivata, la leggiamo, dai. La signora certo. Ernestina Cambiano, Torino, gruppo A, e dice: io seguo la dieta, faccio colazione con l'uovo, il tonno, il salmone, o il salmone, verdure e legumi. Pranzo, stessa cosa, tranne l'uovo. La cena uso proteine e verdure. Io sto misurando il pH delle urine, però è sempre 5 da quando ho iniziato. Prendo anche il caffè macchiato di soia, a volte con qualche dolce ma non cremoso. Ho eliminato tutta la frutta, non capisco come mai non vado oltre a 5. Grazie dottore, grazie per la trasmissione. Va bene, ma le urine, oltre che guardare il pH, ma guardi anche il colore delle urine. La pipì del mattino la faccio in un recipiente, ecco, nel vecchio vaso da notte, nel vecchio pitale, ecco, oppure in un recipiente anche di plastica oppure di vetro. E bene, poi veda, controlli, guardi anche il colore. E per cui non è detto, il pH 5 ci può anche stare, ecco, tende al basso. Tende verso l'acidità, però è possibile.
non è la fine del mondo, però stia attenta magari, signora, poi, non so, non mi ha detto la sua altezza e il suo peso, magari mangiare due volte al giorno i legumi può essere un po', insomma, un po' troppo, come pure proteine, carne e pesce al mattino, pesce o carne a pranzo, pesce o carne a cena e per giunta uova potrebbe essere anche un po' eccessivo. Poi dipende che altri problemi ha la signora, perché poi a volte le persone, ecco, a un certo punto vogliono avere a tutti i costi qualcosa, ecco, per cui se non hanno qualcosa, addio, sono in crisi. Qualcosa di certo. Pensare. Sì. Va bene. Piero, io ti ringrazio, è stata un'oretta piacevole, anzi un po' di più di un'oretta, però sì. Va bene così. Diciamo. Noi ci vediamo poi martedì perché fare la nostra puntata. Sì, certo. Vediamo cosa succede. Ecco. Vabbè, la neve andrà via, no? Avrai già spalato abbastanza per il venerdì prossimo. Sì, sì, ma tu devi sapere che, insomma, si stanno scatenando gli odi e i rancori più incredibili. Oramai qua c'è qualcuno che ha aperto il vaso di Pandora per quanto riguarda i rapporti all'interno della nazione del popolo italiano, per cui le cose non stanno prendendo una bella piega, nel modo più assoluto, stanno prendendo proprio una bruttissima piega. E la gente e qualcuno gli dà fastidio che sia paragonato questo periodo a quello del nazismo, del fascismo. Ma il nazismo è stato preceduto, non si è partiti subito con campi di concentramento, di sterminio, camera a gas, vi dicendo. No, si è partiti proprio con situazioni che questi di adesso proprio fanno pensare ai prodromi di quell'epoca lì, agli anni che hanno preceduto lo scatenarsi di quella faccenda. Ed è proprio quello, è incredibile. Guarda, Veglia ha trovato su un quotidiano storie di questo mondo di un certo Maurizio Pilotti. A Ella Lamein, Leoni e Letame, la battaglia tra mitologia e amnesie. Comincia così l'articolo. I soldati italiani sono leoni, gli ufficiali salsicce, lo stato maggiore letame. Pensa, e poi questo qua, la frase sferzante come una scudisciata veniva da uno che se ne intendeva, il feldmaresciallo Erwin Rommel, la Wüstenfuchs, la volpe del deserto, che col suo Afrika Korps, il corpo di spedizione tedesco, in quel 1941-42 aveva più volte umiliato gli inglesi in Nord Africa. Pensa te, adesso lo si può estendere. Non solamente allora era riferibile a chi aveva a che fare direttamente con la guerra, ma questo lo si può riferire ai giorni nostri. E quindi c'è bisogno proprio di stare all'occhio, perché ci sono situazioni proprio incredibili. Non ci vuole niente, sai, per quando sei in una situazione di equilibrio instabile precipitare. Se tu pensi con certo Antonello De Pierro, che si può trovare in rete, ecco, questo che io dico l'ho trovato in rete, in internet, su YouTube, dice: ci vuole un segno distintivo per i non vaccinati, un marchio hashtag Novax. Questi sono i prodromi del nazifascismo, anche dello stalinismo. E infatti, non è detto che vengano proprio rimessi in piedi i campi di concentramento, i gulag e via dicendo. Non è detto, non ci vuole molto, perché quando la gente comincia ad avere il cervello surriscaldato, appunto, e poi sai che qualcuno
aveva detto che sarebbero stati anche addirittura da mettere essere i coloro che non si vogliono far vaccinare, che siano trattati come disertori, no? Per cui questi qua vanno con la memoria alla prima guerra mondiale, dove quel delinquente di Cadorna, generale di quelli che apparteneva alla stirpe dell'Etame, bene, che fece fucilare tanti poveri italiani, Cadorna, quello di Caporetto, e qua c'è un bel po' di gente, un bel po' di eredi di Cadorna, che sta portando proprio l'Italia a Caporetto, che ne dicano i rullatori, no? Sai, quelli che rullano sui tamburi, sentite, siamo i più bravi del pianeta, abbiamo, ecco, il grandissimo, illuminatissimo, che è lui sì che sta risolvendo le cose. E quindi, attenzione, non ci vuole molto. La tromba d'aria si può scatenare anche a Cesareno in un attimo, come pure un uragano, una tempesta. Certo. Senti, Piero, io ti ringrazio, è stato un piacere. Ci vediamo martedì così, e poi ci vediamo venerdì prossimo. Vengo lì a Mogliazze e facciamo la solita nostra diretta in presenza, diciamo. Facciamo a palle di neve. Avevamo preparato anche un bel pupazzone di neve, perché appunto vediamo. Va bene. Ciao, okay. Un saluto Paolo, grazie del tuo impegno, e un grazie a coloro che hanno la pazienza di ascoltarci, e vedremo un po'. Va bene, grazie Piero. Cerchi un'alternativa ai soliti gusti? Allora il Fruttarolo è il posto giusto per te. Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa e molto altro. Prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti. Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci. Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Sul web negozio.ilfruttarolo.it o arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18.